tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Eccoci qui finalmente con un nuovo video e questo, come avete visto dal titolo, sarà il video su questo bellissimo raccoglitore che vedete qui accanto a me. Perché allora, praticamente sotto il video di decluttering avevo fatto vedere questo raccoglitore e anche questo raccoglitore e vi avevo detto che praticamente in questi io ci tenevo le mie cose personali, quindi ad esempio cose del lavoro, della scuola, i crediti, le cose da fare, il calendario, eccetera. E in tantissimi mi avete richiesto appunto di farveli vedere, di farvi vedere come li ho organizzati e come crearne praticamente uno, che è veramente semplice, facile e vi farà tenere tutto ben organizzato insieme. Infatti io lo adoro per questo. Quindi dato che in tantissimi sotto quel video me l'avete richiesto, eccoci qui. Allora, io lo chiamo Life Binder perché praticamente è un raccoglitore dove ci sono le cose appunto della mia vita, in poche parole le scartoffie tra virgolette che appunto bisogna tenere, che fanno comodo, magari le garanzie, le ricevute, oppure delle analisi, degli appuntamenti, cioè una sorta di agenda più grande dove mettere tutti i documenti, le cose importanti che comunque ci servono, e in modo tale da tenerle lì, non perderle e averle ben divise. Allora io vi farò vedere un po' come l'ho organizzato e vi dirò le cose necessarie. Quindi detto questo, partiamo. Per questi raccoglitori la cosa bella è che appunto potete farlo veramente come volete, potete farlo appunto per voi, per la vostra vita, diciamo fuori dalla scuola o comunque le cose in generale, però potete anche utilizzarlo per la scuola o mescolare tutto insieme. Io ho messo un po' tutto insieme e diviso per categorie, perché infatti per, diciamo, organizzarsi con questo tipo di raccoglitore vi servirà appunto un raccoglitore. Io vi consiglio di prenderne uno un po' più grande di quelli normali. Questo non è, diciamo, grande come ad esempio questo, che come vedete sono abbastanza diversi. Questo è un pochino più grande, però appunto qui dipende da voi. Io l'ho preso di questa dimensione perché comunque secondo me è la dimensione giusta. Poi vi serviranno dei fogli bianchi o a quadretti, insomma come volete, insomma dei fogli, delle foderine trasparenti, delle etichette e dei divisori per dividere le varie categorie. Quindi, detto a cosa serve, cambiamo inquadratura e vi faccio vedere come organizzare le cose e come metterle insieme. Ok, allora, eccoci, tralasciate il fatto che io ne ho due, però appunto potete benissimo mettere le cose tutte in uno. Infatti andremo a vedere questo prima, perché è quello, diciamo, principale. Allora, appunto, una volta scelto il vostro raccoglitore, il mio l'ho scelto appositamente bianco perché mi piace di più, e ho realizzato con appunto un foglio e le brush pens e un washi tape, ho realizzato questa copertina dove ho scritto questa frase che mi era piaciuta molto, l'avevo vista anche in un su tipo Pinterest così, e mi era piaciuta molto, allora ho deciso di farla anch'io e metterla appunto nella copertina. Poi ovviamente voi potete fare come volete, fare la vostra appunto immagine, prendere spunto dalla mia oppure prendere un raccoglitore appunto già disegnato o lasciarlo bianco, insomma questa ovviamente è vostra scelta. Dentro allora è così, qui non ho niente al momento perché appunto ci mettevo magari le cose che dovevo ancora inserire dentro, che dovevo organizzare o comunque cose più che mi servivano. Comunque la cosa principale è tutta qua, ovvero prima di tutto ho preso i divisori e ho scelto le varie categorie. Ad esempio qui in calendari ora non c'è niente perché appunto ho finito la scuola eccetera, però ci tenevo i calendari. La leggenda che ho utilizzato per questo raccoglitore è quella lì, però adesso ve la avvicino e vi faccio vedere. Quindi se volete salvarvela, stoppate il video e fate lo screen. Questa è la leggenda che ho utilizzato per appunto i vari calendari che avevo, non solo per questo, ma anche poi comunque mi ci sono ritrovata per anche il to-do list o la mia altra agenda, eccetera. Quindi più o meno ho sempre tenuto conto della stessa leggenda, stessi colori e varie cose, a parte le interrogazioni che qui erano verdi, però tralasciamo questo dettaglio. Comunque qui appunto stampavo magari i calendari che trovavo su internet, appunto sempre sul sito di Emma Studies, e li bucavo e li inserivo qua. Poi secondo divisorio ho messo le varie attività che facevo extra scolastiche, quindi qui ad esempio c'avevo le cose di lavoro, oppure qui le cose della patente. Ovviamente non troverete niente perché appunto le ho levate per privacy appunto, perché ci sono tutte le mie informazioni, quindi tutti i fogli che erano dentro al momento li ho levati. Però questo serve solo per darvi l'idea di come organizzarlo. E infatti su ogni foderina ho inserito un'etichetta qua su in cima dove scrivevo la categoria, diciamo, dei fogli che c'erano all'interno, in modo da sapere appunto che cosa c'è dentro. E per ora non ho messo altro. Avevo anche i fogli della palestra, però non avevo fatto l'etichetta, comunque tralasciamo. Poi qui invece avevo le cose dei soldi, tra virgolette, dove praticamente ho trovato su internet e stampato questo foglio, diciamo, dei soldi che appunto spendo o che prendo per tenere traccia, per vedere quanto spendo, quanto prendo e queste cose qui. L'ho usato poco, essere sincera, però
se appunto volete prestarci attenzione o comunque tener conto delle vostre cose, è veramente molto utile. L'ho trovato su internet, non so come l'ho cercato, magari se cercate in Comtracker lo trovate. Comunque è facile da trovare, ve lo stampate come volete o lo realizzate voi anche, potete fare appunto come volete, però può essere comodo per tenere traccia delle vostre cose. Qui c'è il divisorio della scuola dove ho messo tutte le cose riguardanti scuola, ovviamente. Ad esempio, i crediti di quando ero in quarta, oppure degli esami di quest'anno, delle CDL che ho fatto e pagato. Qui c'erano i moduli per iscriversi all'esame, qui gli esami pagati dell'anno prima, oppure qui c'avevo la lista delle cose che volevo comprare per la scuola, qui le cose del corso di inglese che ho fatto a scuola. E qui i crediti di quest'anno e poi c'avevo un paio di foderine vuote che possono sempre far comodo. Comunque appunto ho messo tutte queste cose relative alla scuola. Quello dei crediti soprattutto è stata una cosa comodissima perché alla fine dell'anno appunto dovete consegnare al vostro coordinatore o comunque chi si occupa dei crediti tutte le fotocopie dei vostri fogli e se le mettete tutte da una parte mano a mano alla fine saprete sicuramente di aver dato tutto senza problemi, senza dimenticarvi niente. Quindi mi sono trovata molto bene a far così. Altro divisorio, l'ho chiamato Life perché non sapevo come chiamarlo. Comunque ci ho messo appunto altre cose, altre attività che erano riguardanti me stessa, però che non erano attività come il lavoro e la patente, eccetera. Per esempio, ci ho messo il foglio della carta d'identità quando l'ho rinnovata, i fogli della PostePay, oppure qui ci avevo messo le cose dei Karin Markers quando me l'avevano inviati per collaborazione, quindi anche un po' queste cose qui e le ho inserite tutte in questa sezione. Poi c'è questa sezione che praticamente è delle printables, ovvero delle cose che ho stampato da internet, praticamente tutte dal sito di Emma Studies di nuovo. Qui appunto c'è delle study planner, poi c'ho questo qui che l'ho usato tantissimo per le formule di matematica e di fisica, è veramente comodo. Praticamente l'ho usato sempre per le mie formule di matematica e di fisica e mi sono trovata benissimo. Quindi questo vi consiglio di stamparvelo perché è molto comodo, cioè sia per le formule che per le definizioni, però lo usavo principalmente per le formule. Weekend planner. Poi appunto questo che era con le definizioni l'avevo cancellato, però poi ho trovato per le formule. Poi questo l'avevo fatto io per le date e per gli eventi. Questa è Weekly Planner, che è quella che ho utilizzato per studiare per la maturità, che vedrete nel video organizzazione studio per la maturità. Qui alla fine ho deciso di inserire questa bustina che trovate dai cinesi a 1 euro, che l'ho comprata, è una dimensione A4 normale, che l'ho bucata e appunto messa qui, dove ci ho messo qui per esempio l'etichetta, comunque dei fogli più piccoli che mi possono servire o varie cose che magari posso portarmi dietro, una penna, insomma così, perché è comodo per mettere appunto le cose al fly e allora niente, ho deciso di metterla. E quindi questo raccoglitore è organizzato in tal modo, però io poi dopo ho realizzato anche questo altro raccoglitore, però secondo me vi conviene avere tutto in uno solo. Io questo l'avevo fatto in vista dell'esame, però appunto voi potete fare come preferite, averlo separato o no. Però ad esempio anche qui ho fatto questa, l'ho fatto io e l'ho inserita qui per renderlo più carino. Però praticamente questo era un raccoglitore dove ho messo in sostanza le to-do list e le cose da fare per la scuola in vista più che altro dell'esame. Perché per esempio qua giù ci sono sempre i cartoncini che ho utilizzato per la linea del tempo. E anche quei cartoncini li vedrete nel video in cui vi mostro la mia organizzazione per l'esame. Comunque anche qui ho messo appunto i vari calendari con le cose che avevo da fare, con la leggenda eccetera, poi questi anche appunto li ho stampati sempre da Emma Studies. Poi ho messo anche dei fogli bianchi se volessi fare io qualcosa. Qui invece le cose settimanali, che avevo comprato questi post-it su Amazon. Questi sono dei post-it bellissimi che io adoro, che ho visto da ragazze americane che ho trovato su Amazon. Sono della marca, si chiama Knock Knock, ve lo scrivo qua, e appunto li trovate su Amazon. Non costano tantissimo, sono dei post-it stupendi, dove appunto qui facevo una mini visione settimanale delle cose, e qui, e poi invece quest'altro divisorio l'ho fatto per le varie to-do list giornaliere, che appunto eccole qui, ci mettevo sempre la data, utilizzavo questi per i giorni della settimana e questi due per i weekend, infatti qui c'ho tipo sabato e domenica, qui per esempio si vede sabato e domenica e mettevo le cose da fare perché in genere sabato e domenica faccio di più rispetto al resto. Comunque li mettevo così e poi qua sotto li mettevo in ordine di come li volevo fare. Comunque appunto qui ho fatto diversi fogli, ce ne sono tanti. E quindi per un po' l'ho fatto così e quindi li ho messi lì. Poi dopo vedrete nel video che ho cambiato tantissimi metodi per le to-do list, però le ho sempre fatte. Quindi se volete potete anche prendere queste cose e inserirle nella sezione scuola del raccoglitore. Quindi
qui sta un po' a voi vedere come diciamo giostrarvi le cose e come preferite averle. Io sinceramente, se potessi tornare indietro, li inserirei in quello lì in modo da aver tutto lì senza dover stare con due quadernoni a girare. Però ormai avevo fatto così e quindi ho deciso di lasciarli lì. Poi dopo sono passata ad altri metodi che appunto vedrete in quel famoso video. Però non ho mai lasciato le to-do list e quindi io appunto ci ho fatto un quaderno apposito. Però anche qui, come vi torna meglio a voi e come preferite averle. Allora, questo era il video dei raccoglitori, diciamo, Life Binders. Spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi possa essere stato utile. Se avete qualsiasi tipo di domanda, non esitate a scrivermi o a commentare qua sotto. In descrizione trovate il mio Instagram, mi raccomando, seguitemi, Study with Megan. Detto questo, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!